In questo file c'è l'analisi dettagliata del lavoro e del rendimento nei cicli di Stirling e Carnot. Stirling è colorato in verde nel procedimento e Carnot in blu. In rosso invece e in nero le formule valide per entrambi i cicli, che sono la maggior parte. Quindi, cicli di Stirling e Carnot molto simili tra loro, entrambi hanno le due trasformazioni isoterme, espansione e compressione. E in entrambi l'isoterma di espansione è la fase attiva, l'unica delle quattro in cui il gas converte il calore assorbito in lavoro. Dov'è la differenza fra i due cicli? Nelle altre due trasformazioni, isocore per Stirling e adiabatiche per Carnot. Per entrambi i cicli il lavoro si può calcolare come somma dei lavori in ciascuna trasformazione. Quindi andiamo a calcolare il lavoro ciclico sommando LAB più LBC e così via. I lavori compiuti e compiuto e subito dal gas nelle due trasformazioni isoterme sono uguali ai calori scambiati per il primo principio della termodinamica, perché il calore è uguale al lavoro più delta U, ma delta U non c'è nelle isoterme e quindi il lavoro è uguale al calore assorbito, è il lavoro AB, mentre invece nell'altra isoterma di compressione il lavoro subito è uguale al calore Q1 ceduto, quindi meno Q1 in modulo. Questo è colorato in rosso perché vale questa considerazione per entrambi i cicli. In verde invece abbiamo i lavori nelle due isocore uguali a zero. In verde è valida soltanto per il ciclo di Stirling, mentre invece per il ciclo di Carnot il gas compie lavoro nelle due adiabatiche, lavoro motore e lavoro resistente, ma sono uguali opposti, perché, come già detto in un altro video, nelle adiabatiche il calore è zero e quindi il lavoro è uguale a meno delta U. Infatti, per esempio, nell'adiabatica di espansione il gas compie lavoro motore, ma lo fa a spese dell'energia interna. Ecco perché meno delta U, perché l'energia interna diminuisce. La stessa cosa vale nell'altra adiabatica, dove il gas riceve lavoro dall'esterno e la sua energia interna aumenta, quindi abbiamo meno delta U, che è positivo. In ogni caso, al posto del lavoro nelle adiabatiche, quindi scriviamo meno delta U in entrambi i casi e siccome i salti termici sono identici ma opposti, i due delta T, BC e DA, allora i due delta U anche sono uguali opposti e perciò si semplificano. Ecco che quindi lavoro BC e lavoro DA si semplificano tra di loro e si eliminano anche per il ciclo di Carnot, oltre che in quello di Stirling, dove erano direttamente zero entrambi. Perciò il lavoro ciclico a questo punto è diventato solo LAB più LCD, cioè Q2 meno il modulo di Q1. Questo è lo schema che dà un'interpretazione logica a questa formula, cioè il lavoro prodotto nel ciclo, L-ciclo, è la differenza fra il calore assorbito Q2 meno il calore scaricato alla sorgente fredda Q1. Nel solito esempio numerico dei 100 joule assorbiti, il lavoro prodotto potrebbe essere per esempio 40 joule perché gli altri 60 joule sono scaricati alla sorgente fredda. E questo è il primo principio della termodinamica, cioè la conservazione dell'energia. Detto in parole diverse, del calore assorbito per esempio 100 joule, la macchina termica che è il ciclo di Carnot o di Stirling ne converte in lavoro utile una parte. E il resto lo cede alla sorgente fredda, conservazione dell'energia, primo principio della termodinamica. Ma il lavoro compiuto dal ciclo di Carnot o di Stirling può essere calcolato anche invece che con Q2 e Q1 con LAB più LCD. E siccome AB e CD sono due isoterme, il lavoro si calcola con la formula dell'isoterma NRT2 oppure NRT1. E poi il logaritmo del volume finale meno diviso il volume iniziale, quindi VB su VA, ma anche VD su VC, nel caso dell'altra isoterma, quella di compressione. E qua ho invertito, ho fatto il reciproco di questo rapporto, quindi VC su VD e il segno meno davanti al logaritmo, come abbiamo già visto nel video precedente. Quindi otteniamo NRT2 logaritmo di VB su VA, poi questo più è diventato meno. Perciò meno NRT1 logaritmo di VC su VD, ma VC su VD si può dimostrare che è uguale a VB su VA. Nel ciclo di Stirling questo è ovvio, perché dal momento che ci sono due isocore, VC, vediamo qua, VC e VB sono uguali, VD e VA sono uguali. Quindi al posto di VC mettiamo VB, al posto di VD mettiamo VA e quindi abbiamo banalmente che VC su VD è VB su VA.
Nel caso del ciclo invece di Carnot serve una dimostrazione più complessa che vediamo dopo, ma diamo adesso per scontato che Vc su Vd è uguale a Vb su Va. È il solito discorso che abbiamo già fatto, che se per esempio durante l'espansione isoterma il gas aumenta il volume di 3 volte, durante la compressione isoterma successiva il gas diminuisce il volume di 3 volte. Quindi stesso fattore di espansione, identico fattore di compressione. Questo durante le due isoterme. Dunque, abbiamo detto che Vb su Va e Vc su Vd sono uguali, quindi andiamo a raccogliere nR e il logaritmo di Vb su Va. Perciò rimane T2-T1 fra parentesi, e questa è la formula che avevamo già dimostrato nel video precedente, dimostrata nello stesso modo riportato qua. Poi più avanti vedremo meglio questa dimostrazione. Infine calcoliamo il rendimento, che per definizione è dato dal lavoro prodotto in un ciclo diviso il calore assorbito in fase attiva, che è Q2, cioè nella fase AB isoterma di espansione. Il lavoro del ciclo, sostituiamo questo valore appena trovato, il calore assorbito durante la fase attiva, cioè nell'espansione isoterma, lo calcoliamo attraverso il lavoro, perché calore e lavoro sono uguali in un isoterma, in quanto non c'è variazione di energia interna, è il primo principio della termodinamica, e quindi lo sostituiamo con questa espressione qui, LAB nRT2 logaritmo del rapporto dei volumi. E andiamo a semplificare quindi il logaritmo del rapporto dei volumi, nR anche, e rimane T2-T1 su T2, e che possiamo scrivere 1-T1 su T2.